Ladies and gents, welcome to Calcio Mercato da Popolo, with Copo, Gobo and Friends. Oh, ma che ubriaco, ma che agitato, ma che esagitato, ma che ubriaco, oh, straubriaco, per quale motivo? Acqua l'Urisia l'acqua che, che purifica l'acqua quella puttana là che scrivono eh, ciao a tutti ciao siamo già 200 <ride> minchia assettati di mercato questo è il mercato questi siete voi eh? gluglu gluglu. trattative ne abbiamo ne abbiamo intanto Caio George è un giocatore della Juventus e questo è assodato, è assodato, guardate un po', perché il Santos Football Club ha fatto il comunicato. Scusate ragazzi l'ora, ma ci sono problemi alla linea Tiscali, io ho tardato per questo motivo in realtà, perché se andate su Down Detector vedete che Tiscali ha un'impennata di segnalazioni, due delle quali le ho fatte io, quindi c'era un po' di, di, di casino. Allora, io non riesco a capire i ragazzi che mi parlano già di altri colpi quando ne abbiamo appena fatto uno, dall'uno all'altro. Cioè, come quei bambini che scassano la minchia per avere il giocatolino, glielo dai e ne chiedono già un altro. Cioè, uguale. Eh, keep calm, godiamoci questo momento. Allora, andiamo subito su Twitter. Perché andiamo nella pagina qui del Santos, del Santos, e vediamo subito. Santos. Santos FC Santo, Santos Football Club ve lo faccio vedere in ogni caso eh. ovviamente il mio portoghese non sarà sportiveggiante però eccolo qua ciao Lello, secondo me locatelli non va bene non ci interessa locatelli in questo momento poi ci arriviamo arriviamo anche a locatelli per ora Caio Giorgi priorità si chiama Caio Giorgi in realtà quindi Rispettiamo la Juventus e il lavoro che ha fatto. Share screen, finestra, condividi. Eccolo qua. Olè. Direi di tradurlo in italiano, altrimenti si capisce un cazzo allora, Santos Football Club il Santos Football Club e la Juventus dall'Italia hanno stipulato un accordo per la trattativa dell'attaccante Caio Giorgi in questo lunedì 2 agosto, la, lunedì, la squadra italiana ha accettato i termini del FISH e il giocatore verrà ora rilasciato per giocare in Europa, la Juventus ha raggiunto le condizioni che ci presentavamo e che ritenevamo fossero le migliori in questo momento per il club visto lo scenario che ci siamo trovati, in bocca al lupo a Caio vaffanculo voglio vedere le cifre nessuna cifra vabbè comunque ragazzi nota ufficiale del club e quindi basta direi abbastanza bene no era quello che volevamo era la chiusura di Caio Giorgi e quindi di questo dobbiamo parlare Caio Giorgi pagato un milione e mezzo eh, di stipendio netto annui più add-ons quindi più bonus lui percepirà questa somma qua un milione e mezzo l'anno più bonus al Santos mi pare che vada una cifra dai 3 ai 4 milioni che uscilla, Allora, è una cifra di poco conto. Se andate un po' a vedere quanto è fissato il diritto di riscatto di Frabotte, è a 7 milioni. Giusto per farvi un'idea della, della portata dell'affare, che vi devo dire. sono tornato e eh, connessione ballerina oggi è di, di Tiscali è solo in download mannaggia loro. allora dicevo scusatemi eh, per quanto riguarda eh, chi cazzo è che sta sta roba? ci sono ci sono ci sono e Tiscali ragazzi è colpa di Tiscali sono tornato per quanto riguarda Caio Giorgi eh, la cosa che, 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 che vi dicevo Ragazzi, vi devo bloccare. Guarda che io blocco, me ne foto e eh, degli F in chat. Mi diverto a bloccare. Vabbè, mi diverto a, mettere, a bloccare. A bloccare non ma a mettere in timeout, sì. Eccolo qua. Oh, leo, timeout. Leo, in timeout. Oh, così, Andrea Cimeni, in timeout fuori dal cazzo i bambini di 5 anni. Allora... Ehm... E invece questo lo blocchiamo direttamente. Tom Zanin. Allora, vi dicevo, Caio e Giorgi, ehm, l'abbiamo preso, verrà probabilmente mercoledì in Italia e giovedì farà tutto l'iter. Ehm... E ragazzi stavano disturbando tutto. Cioè mi dà fastidio questo spam ehm, così. Va bene una volta, se continui mi scassi la te lo dico, basta, e le vedi che continuano via. Comunque, vi dicevo, Caio, questi sono colpi che vanno bene, cioè io non capisco il senso, la critica, cioè io vado adesso su, su Instagram e vedo la gente che rompe le scatole. C'è cioè, gente che dice, ah, la 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 Caio Bidone, l'ho visto su YouTube. Io rimango, io rimango basito, rimango basito dalla critica a questo colpo qua. Qua c'è poco da fare perché male che ti vada non ci perso un cazzo. Eh, la verità è questa. Speriamo non arrivi Bacaioko. Eh no, direi di no. Comunque dai ragazzi, sono contento. L'ufficialità di Caio Giorgio è un'ottima cosa. È già una mossa di mercato. Adesso pare che ci sia un'accelerata importante per quanto riguarda l'Atalanta che vorrebbe... Mary Demiral Demiral lo sapete benissimo, sì, ma la pronuncia mi dicono che sia Caio Giorgi, caro Andrea in portoghese, sì, danno del bidone Fabio Brisi, come sarebbe a dire? Sì, 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 tu vai sul mio Instagram c'è già qualcuno che mi dice eh, un bidone, e ho detto almeno, come fai a dire che un bidone, stai calmo? E lui mi ha scritto, eh, ah, tu come la pensi? E eh, io non penso un cazzo, non lo conosco, però evito di dargli un giudizio assoluto sul giocatore. Perché è difficile, anche decontestualizzato cioè tu vai a vedere dei video di un campionato brasiliano, magari qua spacca uguale, fa bene comunque fa meglio, magari si trova anche meglio chi lo sa eh, io ho tutte queste, queste pipe mentali pre-pretestuose, io ragazzi quando vedo uno che critica a priori mi puzza già di pregiudizio è uno che ha pregiudizio nei confronti di società allenatore e eh, non fa una per esempio oggi che, che amo Chiellini ho fatto la, il video dell'analisi del ritorno di Chiellini, ho messo pro e ho messi contro tutto nel piatto, non solo quel che mi pare a me, non solo quel che voglio io per piegarvi a una determinata posizione. No, cioè, io ricordo ragazzi, quando per, io perché chiesa era abbastanza mite perché ci speravo, ero fiducioso nei suoi confronti. Non io ho mai buttato la croce sopra, c'è gente che l'ha fatta, è una cazzata. Mettere la croce sopra prima del tempo, è una cazzata. Perché il campo poi ti, 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 ti stravolge. Puoi dire che non ti piace, che non ti convince. Però, mai dire è scarso, è forte, è scarso è forte. Cioè, è Quando uno è forte è forte, lo dici. Quando uno è scarso è scarso. Ci vuole tempo. Oh, Chino, Kino, se vuoi entrare, ti giro il link. Non so quanto mi regga la connessione in due perché sto facendo le bizze. Meglio di quei bidoni come Scamacca. Eh beh, eh, Scamacca eh, 30 milioni. Meglio questo qua, te lo crei, lo migliori, ci lavori e eh, vaffanculo. Cazzo, cioè, non ti sei assunto un rischio. La cosa principale di questa operazione è che non ti sei assunto dei rischi enormi, anzi, è tutto da guadagnare. Perché rispetto anche all'acquisto a zero, che noi diciamo, ah, oh, ma è a zero, poi al limite lo rivendi. Che è uguale perché lo, lo spendi poco, voglio ad ammortizzare quella spesa. Oltretutto, lui è un ingaggio da un milione e mezzo più di così, eh. ragazzo. Giovane, basso impatto sulle casse. Bravo, bravo, Andrea, bravo. È quello che stavo dicendo, senza, senza piagnucolare più di tanto, potrebbe innescarsi più una discussione sul valore reale di locatelli sui 40 milioni. Cioè, la capisco anche chi mi dice Eh, sono troppi. Eh. È come darti torto, figlio mio? È uguale. Eh, non è che, secondo me, sono tanti 40 milioni. È valido, locatelli. Sì, però 40 sono tanti, sono... è un po' come i 60 di chiesa. Se ti va bene, poi dici ah, Fanculo li abbiamo spesi e va bene così. Però anche i 60 di chiesa inizialmente erano tanti. Poi ci ha reso bene, ci ha detto bene e direi anche che le cose debbano andarci bene un pochettino, eh. altrimenti, che cazzo. E, e, idem locatelli, 40 milioni, magari si arriva a 35, oh, schifo non fa. Per quanto invece riguarda dei... E, e, insomma, quando si va lì a trattare con percassi va bene diritto, o cioè prestito oneroso con diritto di riscatto, però l'oneroso deve essere una cifra tale che obblighi il tuo acquirente a comprare il giocatore. Perché ormai ci ha investito un 30%, un 20% del costo del giocatore, e quindi dici vaffanculo: ho investito tanto e continuo questo tipo di investimento. Perché so che poi di Miral potrebbe valere due volte tanto rispetto a quel che l'ho pagato. E questo può essere il ragionamento che mi fa l'Atalanta, però io non voglio che la Juve scenda sotto i 30 milioni. Minimo, io lo dobbiamo rifilare a 30 milioni, minimo, e il minimo sindacale per non essere né contento e né incazzato ok? 35 è già un sorriso la bozzo, 40 esplosione di gioia sotto i 30 mi incazzo sotto i 30 mi... 25 per me sono pochi perché se andiamo a trattare con percassi guardando i giocatori della sua bottega, lui non te li venderà mai a delle cifre così basse in proporzione a quelle che gli stiamo vendendo noi, per cui o ci facciamo rispettare o se ne vado a fanculo preferisco rimanere con un difensore centrale fuori lista Champions piuttosto me ne frego, minimo 30, cioè minimo 30 tra prestito e riscatto minimo 30, altrimenti è la volta buona che sclero minimo, cioè minimo per dire, boh ce lo siamo tolto ed era un peso perché veramente sbotto stavolta abbiamo l'opportunità di fare la voce grossa e la dobbiamo fare eh, nessun 20% ragazzi, nessuna clausola di, di, di roba che gli spetta al sassuolo eh, insomma si calmi da cazzo ragazzi, io ci tengo alle cessioni perché nel mercato delle cessioni abbiamo sempre fatto cagare una volta che possiamo fare la voce grossa, dobbiamo fare la voce grossa nulla sulla voce grossa la voce cross ragazzi io parlo e io ragazzi non lo so da dove le tirate fuori queste voci cioè stiamo facendo una fatica bestia stanno lì a fare gli spilorici su Locatelli e credete a 60 milioni isco e cross tutti e due insieme io non ci credo non ci credo a, a oggi non ci credo poi dovessero arrivare dei soldi extra che dici Asson ah, per il mercato oggi mi dite la veramente ragazzi la fattibilità che poi che, che buona fare è per il futuro non usciamo mai dal turbine delle plusvalenze. Vediamo quanto prende Cross. Ora, facciamo i realisti. Cioè, voi dovete ragionare in questo modo. Bene, Cross e Isco alla Juventus. Quanto prende Cross d'ingaggio? Tony Cross e nel 90, ha già 31 anni. Quindi a quale cifra lo vuoi prendere? Quanto lo puoi ammortizzare? Ne vale veramente la pena? il suo valore andrà sempre, in, cioè andrà sempre in diminuzione quindi sta iniziando probabilmente quella che è la sua parabola discendente o magari all'apice e poi inizia subito la parabola discendente da valutare questa cosa tony cross ingaggio prende 10 milioni 10 milioni 10,4 milioni che prenderà 8 milioni circa di euro ok 8 milioni di euro sono un ingaggio che possiamo permetterci con la cifra da spendere per il cartellino? Mm. Io ho delle perplessità. Isco, vediamo l'ingaggio di Isco. Anche Isco avrà sui 6-7 milioni. Isco ingaggio, però magari è la sala bassa. Ingaggio a monetto di 15 milioni? No, non ci credo neanche. Aspetta, è eh. 2021. E tirami fuori il listone, ecco. ISCO 7 milioni netti a stagione, cross 11,7 netti a stagione. Tra tutti e tra, tra tutti e due, praticamente stiamo a spendere 40 milioni di euro per ingaggi. Non possiamo permettercelo, ragazzi. Non possiamo permettercelo. Ragionate, possiamo mettere decreto crescita. Eh, le detrazioni fiscali del bonus 50% del bonus eco sostenibile del cambio caldaia a casa di Cross tutto ciò che vi pare non ne usciamo non ne usciamo, economicamente non ne usciamo poi stiamo facendo l'errore di prendere giocatori a fine ciclo ci siamo incazzati con questa società perché non è mai riuscita a rompere il giro delle plusvalenze che finché toccavano giocatori esterni come Iaudero, Audero Mandragora tutto bene quando ha iniziato poi a toccare i canzelli spinazzola ah Qualcosa ciaroso, e noi vogliamo prenderci giocatori vecchi per iniziare questa giostra? qua Io direi facciamo il contrario: il ragionamento inverso, prendiamo dei, giovi, dei giovinotti da formare come locatelli, te lo crei in casa, è vero che spendi 40 milioni, ma sono giovani, sono futuribili, hanno futuro. E poi tra 8 anni dobbiamo fare un po' come il Bayer di Monaco: il Bayer di Monaco arriva a 31 anni e non si pente di aver dato via alaba lo ha sfruttato da 22-23 anni l'ha fatto 7 anni e poi lo lascia andare con una certa tranquillità come insomma finché la barca va lasciala andare poi fuori dal cazzo ecco perché poi inizia quella parabola discendente a quel punto il giocatore diventa problematico cioè iniziamo a ragionare che dobbiamo prendere i giocatori di 23-24 anni farli crescere e dar valore qua in casa e poi quando iniziano a scemare via Ah, manda il link a Chino, aspetta. WhatsApp. Scusa, Chino, ma che ha dovuto chieduto... Link per Chino, arriva. No, Locatelli non è fatto un cazzo in realtà, c'è ancora un po' di distanza tra le parti. CR7, non lo so. Oggi c'era quest'articolo del Corriere che andava via e non so che cosa, aspettate. Ma insomma, sono soli, la solita roba giornalistica. Ad oggi c'è poco. Ad oggi sta allenando. Vediamo se giocherà il Gamper. Buon 100 di attività per strutturare cose come regista. I nostri giovani. I giovani vanno però aspettati, Samuele. Non vanno buttati in mischia come se nulla fosse. Ah no, carichiamoli di responsabilità solo loro che ci devono levare dal torpore. Perché in questo momento noi dobbiamo ripartire, dobbiamo far bene, dobbiamo migliorare, dobbiamo ricreare un progetto serio, importante e poi da lì inserisci i giovani quando c'è serenità nel lavoro e alla Juve attualmente non c'è serenità, non è il miglior ambiente secondo me per far crescere i giovani, noi parliamo dell'Atalanta sì ma l'Atalanta non c'ha in testa vinci, 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 vinci vinci, vinci. un allenatore là gli dice il, il presidente cerca di far rendere al massimo la rosa cerca di tirare fuori il meglio da questi calciatori perché il futuro dell'Atalanta che cos'è? creare valore per i giocatori e rivenderli poi più avanti potrà anche arrivare a sfiorare anche dei, dei, dei trofei importanti come l'ha fatto con la Juventus, eccetera. C'è l'ambizione sempre di vincere, per carità, però c'è anche un po' di sano realismo sì, canotta da bisticcio, proprio da Rimini. Cazzo, e eh. vedi, bagni mare. Infatti, ero a letto. <ride> ti si vede da yucchi. Madonna, letto. ero cotto duro. Però ho detto dai, no, rompo un po' il cazzo, ma andava. No, ci sta. Sei felice perché io e Giorgio, capitolo chiuso almeno questo? Ma io sono felice giusto perché posso dire la mia squadra fa mercato. <ride> Minchia, finalmente, finalmente. Non se ne poteva più. Sì, che poi lui Purino alla fine anche il meno e che noi non ne possiamo già più da locatelli, quindi ogni qualsiasi altra trattativa che va avanti due giorni non ne puoi più. Però poi effettivamente è, è normale. Perché è stato il più rapido in dolore. A parte è è certo. il problema inventato di Sky, che ci hai fatto il video tu oggi ho visto. Sì, dai, è imbarazzante, ragazzi. Imbarazzante. Dai. Però io non me la... Tu, tu, tu ti sei accanito con Sky, io mi accanirei più su Sport Italia Se fanno là la cazzata li, li sgozzo. Ma io guardo... Cioè, poi io alla fine accanisco, io lo sai che lo faccio per prendere per Ma il culo, per divertirmi. Ovviamente. Sì, però cioè, se ci pensi dici Sport Italia dai... È un pochino trash invece. Sky è sempre stato accostato comunque a un certo tipo di serietà. Se dal nulla se ne escono così, cazzo fa ridere. Sei giocanozzi, ma eh dai, vero, ma scusami un po' nel video a caldo, a caldissimo, poi neanche senza ragionarci perché poi a freddo metti le cose un po' in linea, ci ragioni, ti confronti anche con qualche amico, con te, con Luca e dici, ma come è possibile o con Romeo. Allora, sì, esatto, no, più, più che altro dai, più, più Romeo di me, Luca. No, però ti dici fai, facendo anche l'analisi la, cronologica dei fatti: c'è il presidente che dice che aveva accettato l'offerta del Benfica a 6 milioni, tu dici: sì. beh, ma se questo coglione è in scadenza al 2023-24 non lo svendi a 6 milioni, lo vendi comunque a 15 milioni, se quella è la cifra sì. è già una cosa non mi tornava. L'allenatore che ha detto, ah no, Cagli ha detto che se ne va, che però se ne andrà dalla porta principale cercando di far incassare qualche soldino al Santos. Quindi nella testa della società questo qua era in scadenza in realtà, perché da ciò che emergeva dalla, dalla stampa prima di questa voce di questo tale Canuzzi era tutto così. Poi è uscito questo Sergio Canuzzi, oltretutto nome italo-brasiliano così. Io ho detto, secondo sì. me è un Secondo me la pedulava istituto a serie cinese. No, no, no ma è tutto. Ma, ma, ma sembra, sembra veramente l'intermediario di Oronzo Canà, no? Quello che sembrava che aveva le mani in pasta, tutti e poi non conosceva nessuno. In realtà, ma guarda, mai corridini in chat. Sì, vuole... prima ho visto, primo visto che aveva commentato qualcosa. dieci minuti. Io il link io lo mando molto volentieri, e eh, come no? E dice, Secondo me Canuzzi è pedulla, è pedulla che si è travestito da Canuzzi, ha chiamato Romano e ha detto guarda io sono Canuzzi, sono vicino al boarding, <ride> l'ha portato fuori strada e lui, e lui ha dato la notizia bene con l'Ongari no? Eh, e infatti anche oggi stava facendo un po' il ganassa, se la No, ma, ma, ma poi ho visto che ok, l'ha messo nel culo a Sky, però ho visto che anche tipo in, tipo in un quotidiano portoghese, così tipo in un giornale portoghese ha detto le stesse identiche cose ma guarda faccio vedere una cosa aspetta eh. faccio vedere che sclera io... no beh, dai, è uno che l'ha messo nel culo a tutti però che poi è stato denunciato in pratica ebbè eh ebbè beh, eh beh, è be beh be però bello bello oggettivamente tempo, è bello eh, mandagli il link eh, Kino oddio Michael allora, perché ho il telefono in carica, spero che prenda Whatsapp da qui. Il Santos libera ufficialmente Caio per la Juve. Ora Giuseppe... No, eh, bah, oh, Giuseppe invece si chiama Longari, no? Eh, lo con questa so caccia di pubblicità cosa dirà? <ride> guardalo, guardalo. È arrabbiato che se la prende con, eh, il, buon, eh, con il buon Romano, povero Romano. Io ve lo volevo anche portare in realtà, Romano, eh. e ve l'ho detto anche nel video. Io avevo anche un mezzo accordo con eh, Di Marzio per portarvi Di Marzio per parlare del suo libro. Non in periodo di mercato, ovviamente sarebbe stato un po' impossibile. Era prima del mercato. Eh, ahimè, non l'ho potuto portare perché sono saltati i diritti TV a Sky e c'era un po' di maretta lì e quindi erano tutti blindati. Gianluigi Longari, ecco. Locatelli, Locatelli ragazzi c'è da aspettare. Domani innanzitutto parlerò sì. con Giovanni Albanese su Juventus. Ma tu quando vieni in live su Juventus? Dopo domani Ho detto oggi, oggi avevo quella cosa che ti dicevo, io già domani, se vuoi ci sono... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Se vuoi sì, c'è Leandro, Nino, Albanese e Susanna. Con Katia mai eh? Katia non c'è in vacanza anch'io. Si, sì. vabbè, tu sei in zona di vacanza. Adesso ti viene una, una, una Katia, si chiama Katia, Katia Gresti. La conosci, carina, pelata, eccolo. C con la barba, con la barba, eccolo. Oh, ciao, ciao. Verola. Bene, bene. È da un che, poco che non si vedeva che ragazzi. belli che siete. Chino, eh, è sempre... come il sole. Chino è sempre più tatuato. Canotto ormai è, è un professionista delle carceri romagnole. Ma, eh, fra poco <ride> si, <leva>, si <ride> tiatua tutto e si leva direttamente la canotta le prossime, la prossima estate. fate solo <ride> le stelline come tatuaggio nelle, nei capezzoli, così evitiamo qualsiasi bar. Eleganza, eleganza, Grazie. lo sai che. Stavo parlando di Caio Giorgi che non conosciamo, però in realtà siamo contenti perché <ride> almeno un po'. Uno è arrivato. Uno è arrivato. Eh. <ride> Vabbè, dai, meglio che niente, vediamo. vediamo. Ah, locatelli invece è una telenovela incredibile. I locatelli la stanno tirando per le lunghe, ma secondo me si fanno un po' di spettucci a vicenda no? perché adesso anche. La sì. settimana scorsa ha parlato del Liverpool Carnevali, giusto per mettere un po' di fretta. Oggi è uscita la voce di B Bakayoko, che mi sembra proprio una buttata giornalistica, Ma se mai fatti. Dai. Non ci accontenti di questo? Noi abbiamo il piano B nella eh, serie. Eh, anche Ramsey, le dichiarazioni, sì, sì. Ramsey come regista della serie, possiamo anche farne a meno. Per un po, mettiamo, per un po' mettiamo occhiellini in mediano. <ride> sì, tutta strategia comunicativa, ma secondo me si arriverà ad una. No, no, una per carità, idea. magari cioè, Ramsey, sicuramente, eh, l'ha visto in qualcosa, però, secondo me, se l'ha visto, l'ha visto come alternativa, non titolare. Davanti alla difesa, cioè, mi fa fare no, la mano, eh, ah, è esatto. Chino ti spaventa te, lampi In generale, non te lo chiedo da sì, sì, In, in, ge ge in generale, beh, oddio, a prescindere, non... sì, esatto. Non penso, ma più guarda, io ti dico: a me, nonostante tutto, dispiace anche accanirmi perché è uno di quei giocatori che da sano sappiamo tutti che tornerebbe poi effettivamente utile che non è una, un giocatore scarso no. il problema è che che non è mai sano hai ca capito? è, è, è come che dire sano ecco capì però è il vero problema eh, diciamo che Kedira però un po' sano alla Juve anni fa un po' l'abbiamo goduto invece il, il, il sei sano alla Juve non c'è mai sì. stato non sono mai stato sì. no, ma, ma che tra l'altro infatti lui è sempre stato uno costante a livello di infortuni però mi sa che il più grave lui l'ha avuto proprio qualche giorno qualche settimana dopo la firma del contratto quando sì, era ancora l'Arsena sì, sì. lì è proprio sancito la sua fine da lì è partito e... proprio il declino totale sì no. e beh e, e lì purtroppo cioè, tanto bene o male la cosa brutta è che bene o male si parla anche sempre delle stesse cose non è tanto il Ramsey a zero perché l'embreciano a zero sano, giovane stipendio non esagerato in un qualche modo lo piazzi. trentenne sempre rotta 8 milioni magari gli fai 3-4 anni quelli che sono poi viene da sé che per forza di cose è un peso che ti porterai avanti Guarda, allora Ramsey abbiamo un collegamento qui eh, di Ramsey in questo momento è durante le visite è stecchito, yeah. uguale. Eh. Yeah. Diciamo che Quello. giocare davanti alla difesa Laura, un attimo. Noi, noi, quando vediamo Ramsey se fai un'altra inquadratura, si capisce l'emblema del tifo. <ride> eh. Però oh, io però ringrazio, è ringrazio, bello. ringrazio Livio che poi ci ha fatto una domanda su Chiellini, e ne parliamo poi di Chiellini che ha rinnovato per altri, per altri due anni. Eh. No, Ma allora quindi... se, allora se vi dico l'ho visto bene in ciabatte al... <ride> la, 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 la rimetti per favore la domanda, la, la domanda su... no non c'è la, la domanda la cosa la... no no, que no quella che avevi messo per un istante io l'ho letta Qual era? <ride> chino sei vergine <ride> <ride> non l'ho fatta apposta era casuale giuro ah, ecco no comunque <ride> Chino ma... come il MassEO. Guardate Chino. Chino cioè, è uno che insomma fa, fa il finto tonto. Ma cioè, è uno che in Romagna battezza diverse vie. Insomma, ciao, avete visto? Lui viene in live, fa i video tutti in diverse tenute: ha delle magliette, delle canotte. E quindi no, il ma... tipo no, di Target ma... della serata. No, lui è quello. Lo fa ma sai cosa perché è un caldo della madonna tra l'altro se dà fastidio il ventilatore ditelo che spengo no, non sento. E, e che sono quelle, quelle canotte proprio da lavoro da bagnino che sono proprio quelle proprio che fanno fresco diciamo e quindi è per quello che sto morendo figurati se mi cambia luna di notte per venire da te con tutto il bene <ride> Grazie Fabio che ci dice speriamo di darvi a Ramsey e valorizzare Fagioli davanti alla difesa. Ciao. Ma sai cosa, io, io, io qui ho un, un motivo di dialogo, diciamo, anche con Mike che se si è seguito le prime, le, le amichevoli, insomma, sì. io per quanto dia ragione a Fabio, perché capisco assolutamente. Però secondo me, dei giovani, lui è un pochino più intenzionato a buttare nella mischia Ranocchia. o questa vaga idea. Sai che però, se Ranocchia, ci sono diverse offerte. Io concordo. Secondo me, via da quel che ho visto nelle ultime partite. Sì, sì, insomma, a, a parità che rimangano questi, eh, poi non si sa bene che cosa succederà, chi andrà diciamo, via o meno. Diciamo che Ranocchia, comunque, cioè, beh, dopo ha giocato anche Fagioli. Però Ranocchia è partito dall'inizio anche col Cesena, mi pare. Sì. E, e Quindi comunque è già due volte che parte dall'inizio, non è eh sì. poi, poi per carità è calcio d'agosto, eh? però insomma, un minimo, no, ha eh. fatto vedere, ha fatto vedere già qualcosa. Ma lo sai cosa ti cattura lui? È uno di quei giocatori. Che se tu lo metti in mezzo a gente che ha giocato in Serie A, non ti sfigura tanto. Dici, ci sta. È nel contesto, ci sta e ti fa anche delle belle giocate, Idem sì. Cule. Sì, poi pensano, certo, magari, magari Ranocchia è più Paglioli, mezzala eh, che davanti sì, alla difesa, sì, chiaro, chiaro. mezzala tutta la vita. Ranocchia, eh, esatto. cioè, anche Sole che, che, che l'abbiamo visto. Poi sai, anche il, il fatto che Fagioli sia stato no, non convocato per, per il ritardo, cioè è passato un po' in sordina, però anche lì sarebbe da capire perché insomma sono cose che alla Juve hanno certo non, un bene. non un peso gravissimo però non sono neanche questioni che lasciano che dimenticano in un secondo ecco. quindi anche lì bisogna deve capire sicuramente ha tante potenzialità però adesso ci sono tanti, tanti passi tanti step da fare hanno chiesto no, no, certo, la... eh, tanto poi alla fine giustamente si parla di quel poco che si è visto, ecco, diciamo, eh, ah. anche perché il calcio è estivo, e per cui eh. c'è gente che è più avanti nella preparazione, gente più indietro, anche l'avversario è così, per cui è probante, ma fino a un certo punto, perché non è che no, sono... no, certo, Almeno. beh, però comunque già tipo per i, quelli della primaver cioè, da primavera, cioè, della primavera dell'under 23. Cioè, comunque, loro hanno fatto pur sempre un amichevole contro una squadra che sulla carta gli è di una categoria superiore. Sì, infatti, sì, sì. E, e, insomma, comunque hanno dato dimostrazione di, di avere magari un qualcosina di, di interessante da poter far vedere. E a me mi ha stupito tanto, più che altro perché io non, non seguendo, io non conosco, quindi per me sono state tutte delle sorprese. Ma anche The Winter ah. eh, ha avuto qualche sprazzo, quella interessante, insomma. Poi vabbè, ha avuto anche un richiamo da Allegri di non usare la suola, no? Però vabbè, quella ci sta anche, sono giovani. Eh, però sono, diversi elementi sono stati... Sì, mm. sì. È sì, molto sì. interessante anche sulle... Però lì ha la sfiga che al netto di un 4-3-3, no? Sulla carta quadrato, Coluseschi, cioè, invece dice in centrocampo: c'è la Moria, un Ranocchia, un Fagioli. Dici perché no? Su lei anche a me mi ha impressionato tanto, però dici chi avrebbe davanti? Inizia ad essere un bel elenco. No, ma a centrocampo c'è la pena. Sulle l'under 19 passerà all'under 23. Ranocchia ha già fatto un anno di under 23, ne farà un altro. Sì. A Sprazzi perché secondo me ogni tanto Allegri Ma infatti, infatti sta a vedere lui è interessante davvero e eh, se dovesse rimanere Ha ah, un bel piedino cazzo Ha un bel piedino un bel sinistro anche il tiro che, che ha fatto con, la, con, la, con il Mozart anche Lei personalità si sì, in, in un torneo là prendi e calci da fuori eh, con la testa si è settato bene eh. sì, eh, lì, lì, lì secondo me è più testa ma poi vedremo la qualità che ha eh, perché tanto le ha ma voi invece il modulo lo vedete già a 4 per, Perché a me mi... Cioè, lo vedo così, ma mi, mi incuriosisce la questione quando c'è Di Bala di mezzo. <coughs> che che, che sono molto curioso di vedere... Perché in un 433 dove starebbe? Cioè, centro-destra praticamente. Come la eh, però c'è chi, chi cazzo togli? Chiesa? capito quindi allora, allora, a meno che, che... Mm -mm. Un anche perché adesso, adesso che hai la quarta punta ed è quasi commozione dirlo, è effettivamente <ride> 4-2-3-1, però effettivamente ne ha fatte due da 4-3-3. Eh sì, infatti, boh, vabbè, vedremo. comunque lui poi è uno che cambia, eh, quindi sì, Io sì. Non... Però no. sai, effettivamente dici. Eh, comunque c'è una Dibala, Ronaldo, Chiesa. Farà. Qualcuno diceva Dibala, mezzala. No, non ci credo, ragazzi. Dibala, mezzala. Ho già maledetto. No, la... no. Secondo me farà un 4-3-3 ah. che è variabile al 4-3-1-2. Però sai chi tieni fuori, Dibalo o Morata? Perché tanto uno dei due va fuori. E perché? Con no, no, dico. Ah, dici, è eh, un cambio. A ah, beh, 4-4. Ah, qua, qua, qua. Qua. Ah, ok. Uno, uno, morata lo panchini se gioca di bala, cioè di bala e morata sono intercambiabili secondo me, come l'anno scorso un po'. Però, ma ci sta poi alla fine, eh, sai, anche in prestito. L'anno scorso di bala era un po' visto più nel, non dico nel mucchio, però nel gruppo generale. Quest'anno, sai, sono state spese parole più pesanti eh, per, per no, vederlo intercambiabile. Secondo me potrebbe giocare anche Falso 9 al posto di Morata. Ah, anche sì. Il titolare, parti titolare così, perché sì, cioè, ti spazia, no. c'hai Chiesa comunque che, che ti sa fare l'inserimento. Sì, sì, eh, sì. eh, eh, sì. Sarebbe stato interessante magari vederlo, so cioè, per capire no? bene o male, solo che poi anche a causa di quel problemino, eh, magari ecco dom domenica vedremo qualcosina di più. Dani, per, Natale, per, per capire... l'albero di Natale in realtà. Solo che io Ronaldo che mi parte centrale, senza Ronaldo sì, con Ronaldo non lo so. Ronaldo secondo me è uno che vuole sempre partire molto più largo. Se Ma rimane, poi... sempre che rimanga ovviamente, perché anche qua... Beh, no. devo dare, ormai è il 3, cazzo. Ah. Mi chiedono Mike se riprenderai il canale sulla Juve, la stagione è iniziata. Eh, uh, no, non no, ce l'ho. No. <ride> no, perché mi sono reso conto che avendo anche già il canale con quell'altro pazzo a no, fare video comici no, no, non riesco proprio. Però ammetto che la voglia c'è sempre tantissimo. Perché... Ma sì, ma, ma anche 5 minuti tirati a cazzo e sì, che forse... fai dal telefono. Sì, sì. No, eh. no. Eh, ma dopo hanno, hanno una richiesta, cioè un'aspettativa che io non sono in grado di poter no, soddisfare. No, ma neanche, neanche noi, eh. No, no, voi, voi, voi siete molto bravi, no? Ma altro che... Madonna. Allora, aspetta che... Io voglio chiedermi invece, su Chiellini, e voglio chiedere anche alla chat, ragazzi, che grado di soddisfazione avete... Per i due anni di, di rinnovo, perché qua c'è protesta, un po' di polemicuccia c'è in realtà. Poi è ovvio che la voce di Dissenso è sempre quella che regna nello scritto, perché quando fai i sondaggi, tu vedi che quando la gente vota, c'è sempre una sproporzione. Però quel 20% magari di, di gente scontenta fa bacano. Ma poi eh. un'altra cosa, un'altra cosa, cioè io quando vedo i filmati alla continassa, cioè qualsiasi giocatore che passa de sciglio. Ramsey, Bernardeschi sono sempre acclamati e poi vado sui social sono merda, <ride> merda, su. Sì, disastro, sono merda, di merda. E, no, in realtà io sono contento per Chiellini, cioè nel senso è chiaro che me lo aspetto dosato, gestito, eh, quindi dei momenti molt... titolare, dei momenti magari eh, più turnover, secondo piano. Quindi non, è, no, non lo vedo come un rinnovo di. Cioè titolare alla delict, per intenderci. Quindi, secondo me, fa, fa solo che bene alla squadra. Chielo. poi visto l'Europeo, voglio dire, è stato un mese fa, non, non tanto tempo. Quindi... L'anno allora, scorso ha fatto 28 partite, in metà stagione praticamente. Da titolo, cioè, la ne ha giocate 21 in campionato, che sono più di un girone d'andata. Più di un girone, sì, così. Poi sì. 4 in Champions e 3 in Coppa Italia in totale. Quindi eh, alla fine non è che il suo lo ha fatto, poi ma poi tornava, tornava da un, da, da un crociato. Cioè, insomma, non è che tornava dallo da stiramento. È vero, è vero. lui probabilmente ha richiesto la garanzia di due anni per arrivare fino ai mondiali, certo. più... ma secondo me, infatti, fa quei due anni il mondiale, che può essere anche come riserva, tranquillamente, e poi, secondo me, lascia proprio, si ritira. Non lo eh, so che il pastore c'è il naso ma infatti io, io, con, io concordo con Dani sì, sì, io più sì, che sì, altro devo, che... Devo, io devo capire bene o male la dimensione legata alla situazione centrali eh, è quello e che c'è e poi Demirale rischia di andare l'altro è Rugani io su Chiellini io non, una... non è tanto questione di affidamento sportivo anche in questo caso è affidamento fisico quindi metti, sto qui mi va via, l'altro è Rugani, Bonucci Delict Chiellini, con Chiellini che non so quanto mi fa, ok che magari c'è Dragusin, va bene, ma Cazzarola, hai capito qual è il discorso? Più che altro secondo me è quello, è capire la dimensione di Chiellini all'interno di questa secondo situazione. Me, secondo me è una questione di gerarchie, cioè mi spiego, eh, nel momento in cui Demirale sul mercato... Secondo me c'è un'aspettativa di, di venderlo, bene o male che sia. Quindi, secondo me, Chiellini. Sì, no, augmente... no, non in prestito oneroso. Eh, Aggi aggiungo perché vedendo l'aria la che ti. Ah, è ok, è possibile. Che si porta se lo trascina Chiellini. Questo, questo sì, quindi, piuttosto, ah, okay, che, okay. piuttosto che acquistare un terzo difensore che ti costa soldi, eccetera, come terzo o quarto, c'hai... Cioè... Uno come Chiellini, che cioè, è, visto come, come tra i primi due, è un azzardo chiaramente. Cioè, Anch'io dico fa storcere il naso. Sono d'accordo, però, se la gerarchia è quella di essere comunque come riserva, per me è una riserva di lusso, perché la riserva non ti fa 40 partite. Io ho detto una cosa oggi nel video: ho detto la Juve deve progettare a prescindere da Chiellini. Chiellini ce l'hai, è là. Cioè, Hai tu, capito? Tu e sem se 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 sembra quello che manca, in effetti. Eh, però, sai che cos'è? sei obbligato da una situazione vecchia. Noi adesso è strano. Eh, siamo un po in poi nella situazione in cui il serpente cambia la pelle. Siamo in quella situazione là, perché abbiamo sì. una dirigenza nuova che sta innescando un nuovo modo di lavorare. Vuole smetterla di fare plusvalenze, sacrificare valori tecnici importanti per la sostenibilità economica. Sta abbassando il monte in gaggi, c'è una ricapitalizzazione. C'è un allenatore nuovo, tanti giovani che vanno reinseriti in un progetto simile e ti trovi, però, con un carrozzone di gente vecchia come De Sceglio Rugani, che avevi rinnovato a delle cifre assurde e sono invendibili eh, nel, sul mercato, perché Rugani che cazzo, te lo prende a 3 milioni e mezzo di ingaggio. Paradossalmente no, no, no. hai De Miral, che è l'unica cosa buona, e sarà l'ultima l'ultima, spero, plusvalenza sacrificabile perché è un ingaggio ridotto. e Riesce a liberarti quello spazio per avere una rosa da 23 che è anche la richiesta di allegri allegri ha richiesto una rosa da 22 23 giocatori per non impazzire anche perché altrimenti no. rischi di ammazzarti di lavoro e non fai rendere nessuno cioè con 30 giocatori rendi ma fai rendere male tutti e 30 no, quindi i rugani ahimè ce lo dobbiamo tenere è un errore vecchio cioè rinnovare a 3 milioni e 3 milioni e mezzo è una follia è una follia è uno squilibrio perché poi cosa sai? Arriva Caio Giorgi, come lo chiamano in Brasile, ti fa una buona resa e ti sta subito bussando alla porta. Oh, Ma c'è Lugani che è un coglione che prende 3 milioni e mezzo perché io 1 milione e mezzo, cioè funziona così, e tanto. Un bel casino, è un bel casino. Però De Miral, De Miral il prestito neroso, io voglio capire, l'ho detto prima, se sui 30 né esulto né mi incazzo. Il Se sono dipenta, io impazzisco, cioè, all'Atalanta di Precassi tu non puoi vendere, ma io impazzisco anche per il prestito oneroso. <ride> eh, ma sai cos'è? Non ci sono i soldi, cioè quindi eh, invece di, di, di svenderli, eh, li dai in prestito così te li pagano il giusto tra un anno. Eh, come fai, sennò? No, costa perché è scadenza l'anno prossimo, scade, 2022 è fuori sì, sì, praticamente già nel gremio anche per i prossimi anni hanno fatto sta manovra giusto per non farmi minusvalenza. ma sì, probabilmente poi il gremio lo prenderà a parametro zero dopo il prestito secco in sostanza però sì, comunque effettivamente c'è anche da considerare i vari Frabotte, i vari piazza e chi poi uscirà, ecco questo è vero, è che uno stipendio basso. Sta rinnovando la campione europeo, non sta chiedendo 9 milioni alla Serie Ramos. Non sta facendo. Sì, due, 2 due, e due, due, due e mezzo, infatti. Che poi anche meno de, de, dell'anno scorso, mi pare. Pare fosse un pochino di più. Comunque, 35 per Demiral sarebbe il top. Se riusciamo a cavarcela con questi 35. No, ma, ma io, la... io ti dico. Tu, tu, tu mi dici, cioè hai ragione, però se tu mi dici 25 ora io ti dico anche ok, però se poi deve essere 5 più 30 più 25, cioè hai rotto il cazzo. Il prestito ti inculi o me lo paghi o sta qui. Poi se hai 25 che me li dai subito, a me va bene anche 25, non va bene, ma diciamo che va bene, ma se ti devo fare anche il prestito oneroso, te ti fedele nel culo e rimani qua. Esatto, noi il prestito rosso l'ultima volta ci è tornato in culo. vi eh. ricordo che era con Gonzalo Higuaín, 9 milioni al Milan, che mamma poi ce l'ha ridato a metà stagione. L'abbiamo dovuto rigirare al Chelsea. E che eh, cioè, ma i casini che avevamo fatto, no? Ma, Beh, ma guarda, eh, io anche, anche comunque da grascosta al, al Bayern Monaco che. <ride> Sembrava dovessero riscattarlo, invece dopo due mesi già suonavano gli allarmi. <ride> no, no, ma io non, non ho il dubbio sul fatto che l'Atalanta te lo riscatterà. Ho il dubbio che se l'Atalanta rompi i coglioni per ogni giocatore che hai, eh, no, adesso me lo paghi. È eh, quello. Oh. Eh. quello, adesso devi iniziare a fare la voce grossa. Perché ora il eh, prestito... no. qualcuno mi ha chiesto, Federico, cosa significa prestito oneroso? Oneroso che è molto costoso che è un prestito, che è una formula di diritto di riscatto che sì. ti fa spendere tanto per il prestito che dici ma sono un coglione se non lo riscatto perché ho speso così tanto per il prestito eh. che ormai ci sono. ecco. E sì, bene o male come morata, ecco. Esatto. Una roba tipo 6-7 milioni di prestito oneroso per Demiral e la restante quota che alla fine nella sua totalità fa quella che è la valutazione iniziale che hanno fatto le squadre. Sì, quindi, sì. Poi una roba simile, così non metti a bilancio subito l'acquisto, ma metti solo il prestito e puoi fare tutta una serie di cose interessanti dal punto di vista economico. però sono tutte magie economiche e fiscali che a noi non ce ne fanno una mazza. In realtà, a mente della... questo è il periodo dei prestiti. proprio, sì, Ma vedrai anche a fine mercato, quando le squadre sono comunque obbligate a comprare, vendere, eccetera, e vedono che. Alla fine liquidità e denaro non ce n'è. Inizieranno con i prestiti fantasiosi. Eh. Eh, sì, sì. sì, ma Dominal va sostituito? Assolutamente no. Io vi faccio vedere la lista. Ce non ce l'ho più. Avevo le liste mh, e c'era Rugani che è già fuori lista Champions. Così in difesa centrale rientrano tutti. Quanti sono, oh. eh, quanti sono in lista l'Elbao? il numero ce l'hai quella di antonio corsa a chino mi sa so che mi sa che ho cancellato il file e non mi va eh, di andare nel cestino a rivistare è... mille file Svegliato <ride> praticamente Aspetta. ragazzi in lista entrano tutti così uno tra demirale e lugani rimaneva fuori così uno come tra pellegrini e De Sciglio rimarrà fuori eh? per ah, cui beh. si dice tanto che uno dei due dovrà partire per questo motivo sì, perché sennò finisce il casino di Amre Can, eh, Esatto, parte. esatto. De Sciglio è quello più probabile, Pellegrini sta convincendo o meno. Dispiace, però anche lì il discorso non è tanto tecnico, secondo me, è tanto eh, economico. Il linguaggio di De Sciglio questi che sono follia, follia. Però mi pare che De Sciglio in scadenza nel 2022, forse sì, anche lui. sì, sì, sì. ci siamo. <ride> Lui, invece Ramsey sono altri due, Ramsey eh, sono altri due, ma secondo me prima o poi andrà in premier, se non è questa sessione a breve se ne accorgerà. Rugani. Non si può vendere pure Rugani, eh, magari ragazzi 3 milioni e mezzo. date cioè, Praticamente se lo vendiamo alla Roma, prende più di Geko quasi. An anche perché Ramsey è arrivato con Sarri e poi ha fatto Pirlo. Cioè, se anche adesso con Allegri non combina niente. cioè non c'è nulla eh, tre schifetti. Cosa vuoi fare, cioè? Caio? Rimane fuori dalla lista? Sì, per ora sì. Ahimè, sì. Per ora rischia di rimanere fuori. Però sapete, la quarta punta è Giovincello. Vediamo, vediamo. Mi sa che non ce l'ho. Lello, eh, non, è un non è un problema. Però aspetta, ce vedo se la cerco io. Se qua dovrei Inca. trovarla al volo media, vediamo foto. Però, 80. sì, c'è una situazione abbastanza particolare. Invece Pianic, ragazzi. No, 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 lascio per cambia discorso <ride> no, Pianic, ragazzi. Io, io sono. Io voto non grande quanto una casa, e lo sa so anche Dani eh, che io lo difendevo Pianic, ma è andato dai, di cosa stiamo parlando. Tante discussioni con lui su Pianici, ma io su piani ho un ritorno. Allora, io sono completamente d'accordo. Poi è chiaro: se non c'è nessuno e si parla di un prestito con uno stipendio basso, dico beh, meglio che niente. Comunque, eh, qualcosa me la combina. Però, ecco, non è il giocatore su cui avrei eh, sognato che puntasse, insomma, anche perché comunque gli ultimi due anni. Si parla tanto di Arthur che non, ver che non verticalizzava. Ma nell'ultima stagione, piani si faceva solo una sponda, eh. Eh. Quindi, allora sì, non... me ne cioè, taccio. No. Caglio rientra. Caglio rientra invece. lì sta Cazzata, finestra. Eccolo qua. Oh, che poi dovrò zoomare un pochettino. Allora, Cesni Bonucci Danilo. Bentancur. Chiesa, vabbè, Cesni per i e portieri e CTP, questi gialli sono i CTP, eh? ovvero che sono i giocatori che cresciuti nella, nella Juve, quindi possono rientrare senza occupare il posto in lista. Poi Bonucci, Chiellini, Delicti, De Milan, Dragos in CTP. E può entrarci, Rugani è tagliato, per cui uno tra d'emiral e Lugani deve andare via per entrare in posto champion, stando via d'emiral e Rugani rientrerà in lista Champions. Poi c'è Danilo Alessandro Quadrado De Sciglio. De Sciglio Pellegrini e l'altro ballottaggio. Centrocampo, Bentancur, Rabbi, Mekkenni, Ramsey, Bernardeschi, Faccioli, CTP. e Artur tagliato via. Perché anche per il fortuna terno, mio, fisico, sì. eccetera. Sì. Davanti, Chiesa di Bala, Ronaldo, Kuluseschi, Morata, Caio Giorgio. rientra al posto di Arthur perché altrimenti Arthur ci poteva stare in, uh, direttamente in lista. E che poi anche lì cioè, se Arthur dovesse tornare prima cioè, comunque anche lì diventa un'incognita e eh, lì diventa incognita perché dovresti tagliare un, 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 un nome lo dovresti tagliare sì no, quindi pale, palesemente yeah. vedendo, quel, vedendo quella moria uno lo trovi senza troppi sacrifici eh. ecco non è che... beh, comunque se guardi questo schema c'è un po' eh, poi bisogna vedere se nei fatti si riesce a fare però c'è un po' lo schemino di mercato cioè devi vendere un terzino e un centrocampista Ah, sì. anche un centrale Beh, senso, secondo me Pellegrini parte. Pellegrini ha tra... ah, mercato secondo me... in prestito a mercato. Sì, in prestito, in prestito. Ah, ecco, è fatto perché mercato, qui dici magari prendi due soldi. No, in prestito è no. mercato. Per noi, okay. Devi capire che per noi il mercato è ridimensionato dimensioni... Ormai e il mercato è, è il prestito. Okay. <ride> sì, parliamo di Sgay e <ride> di offertone, ma non ce ne Però... sono. L'importante è che si sappia poi. Eh, anche ma anche voi. Fagioli, noi diciamo Fagioli, Fagioli, Fagioli. Fagioli c'è qualche offerta di prestito in serie B. Eh. Non è che abbia tutta questa gente che, eh, che piaceva al Sassuolo, però ancora va valutato. Certo, sì, anche perché Carnevali mi ha rotto tre quarti di cazzo. va avanti. Minchia. Sai che è andato in live su Juventus, Carnevali, e poi è caduto. Eh, la prossima volta chiamami. Eh no, c'era mm. su Juventus, ma quando? E Panoz lo conosceva tramite Sport Italia, l'ho mezza intervistato tramite Zoom e poi è cascato, ma subito la prima domanda. Ma parlo ma domanda. oggi? No, no, un venti giorni fa. Okay. E parlavano appunto di locatelli. Eh, locatelli, locatelli. Beh, se vai a Juventus, di cosa parlerai mai? tu vuoi parlare no, di figa, però, come senso... sportivo ti dicevo oh, vaffanculo, cazzo ve ne frega, in questo momento non posso parlare. Ma in Beh, è... è normale. Poi altre cose, che cazzo c'è da dire? Le eh, locate lì c'è da aspettare. Eh, il mercato è così quest'anno, eh? Se non vendiamo. No, ma, eh, sì, volendo, si potrebbe dire il rinnovo di Dibala però anche lì devi aspettare che finisca la quarantena di, di Coso. Ma allora, la quarantena lui dovrebbe finirla mercoledì, giusto? Perché è arrivato lunedì scorso. Dieci giorni e eh, sono tra due. Sì. Eh, quindi, giovedì, venerdì eh, si dovrebbero vedere. Però che ti... è immonda, onda forse è qui comunque vabbè ti immagini cazzo, viene dall'argentina l'altra volta non è stato chiamato questa volta viene 10 giorni di quarantena conferenza di bala al Centro del progetto e poi alla fine no niente da fare <ride> <ride> e poi deve tornare in argentina e altri 10 giorni là sì, eh. ti, risentiamo, ti risentiamo ci risentiamo ci stiamo no infatti ho detto se torna ed è un no o è un coglione lui o è bastardo la società veramente? No. secondo me il procuratore di, di Paolo spacca la stanza <ride> trovassero me al loro posto con arriva bene gli darei una ammazzata in testa gli dare... che poi anche lui non deve essere leggerino eh, ed è facile da, Picchia. da, da picchiare Catto, una arriva bene in conferenza sembrava uscito dai soprano poi... ma che altro giorno guardato la partita eh ho la faccia proprio di soprano. Eh no, eh, so. ma... Lì è la predisposizione. Agnelli subito ha detto lo mando in riunione alla Lega. Ha fatto un bellissimo tweet Giuseppe Bognani su Arriva Bene. Ve lo faccio vedere. Aspetta. Eh. Che è bellissimo. Sulla partita del col Monza. Cazzo. è, eh. just... Che anche ha trovato proprio il titolo giusto per quella foto, era perfetto. Eccolo qua. <ride> Fa ridere. Eh sì, sì, quando vediamo magari. Eh aspetta. <ride> Sta fumando, eh. No, che cazzo. Se un uomo può fumare con la maschera, ti puoi freddare di lui. <ride> troverà sempre una via troverà sempre una via. non importa quale sia vi... la situazione così, e beh, è così speriamo più che altro penso arriva bene che si metta a fare il pezzo di merda come carnevali penso sia finita se dici qualcosa ti parte anche uno schiaffo di, 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 dietro la coppa eh sì, eh. due, due svapatore. Sì. E guarda quello che foto ha. <ride> <ride> Ci ho fatto caso adesso. Madonna, Gino Nebulosa. <ride> un nome una garanzia, dici. Oh ragazzi, mi sa so che ce ne andiamo tutti a Nanna adesso. Che le ora e eh, non c'è più un cazzo da dire. Abbiamo parlato di... Purtroppo l'elenco prestiti è finito. <ride> Oh, abbiamo tirato fuori la, la lista eh, quel... e se volete ho proprio l'ultimo spunto ma raschiando, eh, vai, vai, vai. raschiando il barile allora no, il PSG sa che Baffello ah, non rinnova è una società che ha un giocatore cioè che non è Douglas Costa che dici vabbè me lo tolgo dal cazzo di... ha 31 anni è rotto cioè, parliamo di uno dei più forti del mondo giovanissimo tra un anno è gratis vale tipo 160 milioni te lo fai andare via così a me sembra molto strano molto molto strano perciò magari poi non succederà mai Se Mbappé va via Ronaldo dice so. che no, va lì allora c'è da dire che ovviamente la logica uno dice siamo il 2 agosto il 3 ormai Ronaldo sta lì però non è mai successo un anno post-COVID che si mischiasse il Covid all'Europeo a pochi soldi, a stati chiusi. Quindi le logiche che si avevano pre-COVID, secondo me, ora non sono più così certe. Quindi non lo so, cioè a me mi fa strano che una società come il PSG, che ha già speso anche una barca di soldi, faccia andare via il miglior giocatore a gratis e dica: vabbè, dai, pazienza, faremo. Anche a me sembrava strano, anche perché secondo me una copertura mediatica la devi avere nel senso, ti va via un, un elemento eh, come me che ti porta via una roba così, ti prendi un altro elemento che è molto altissonante. sponsor, la... magliette, merchandising, sì, certo. che ti si dà tutto. E Ronaldo è uno di quelli, c'è anche la casa in realtà, se l'hai comprata non poco tempo fa. Non troppo tempo fa, scusate, da sì, via... lì è il meno. Un villone. No. Però ti dico. Eh, lui mm. potrebbe trasferirsi in maniera molto agevole, sarebbe un trasferimento non troppo complicato, neanche dal punto di vista logistico. Se proprio non ci sarebbero ah, impedimenti, sì, sì. c'è il fatto che debba cacciare l'euro anche la IFI. Questo è poco ma sicuro? Perché comunque 30 milioni la Juve li deve dare, perché la Juve in minusvalenza non la farà mai, si eh leva eh pesante a eh quel Certo, momento. ma se vendi il li trovi quei 30 sì. milioni. A quel punto sai, però. Che puoi giocarci veramente con un, un bel colpo assestato là davanti o in mezzo al campo. No. Eh, sì, sì, ma poi, cioè, da una parte, viene da dire: Sai, magari il Reale non è che c'ha tutti questi gran soldi, però quando tu arrivi a un anno dove Mbappé ti dice: Guarda ragazzi, io non rinnovo, eh? mi levo dal cazzo, e tu sei anche costretto a fare lo sconto. Eh? Sì, sì, sì. sì cioè, Quindi secondo sì. me, cioè, ormai tanto Mbappé non rinnova, si è capito, fine. Quindi, per come la vedo io, il PSG ha un mese per vendere Mbappé, altrimenti fa uno dei più grandi flop eh, di mercato. Può aver comprato chi vuoi, ma Mbappé a zero è peggio di, Don, di Donnarumma a zero. Eh? Molto peggio. A voi, a parte che adesso, secondo me, vediamo quale è la quota perché secondo me a 100 Florentino gli dice no 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 quel cazzo <ride> vola basso vola bassa. a meno che eh, non perché poi cazzo. bravo cioè anche lì il real può sempre dire è vero fenomeno quello che vuoi ma tra un anno non è che c'ha 40 anni eh? è ancora giovane è gratis posso anche aspettare Sembra che ha il accordo verbale bravo no, eh, esatto basta, lì lì, eh, lì, lì, è tutto, dire, eh? lì è tutto lì è tutto Ah, anche perché lì veramente è il giro di due o tre squadre. Eh, ma poi sai, Kino come ha detto Lello. C'è cioè un conto, è lo devi comprare. Se aspetti, magari lo compri un altro. Se Mbappé c'è l'accordo che vuole venire. Da te è un po' come Locatelli. Locatelli eh. la Juve. Cioè, la Juve sta facendo un po' di gioco con forza con Sassuolo. La differenza è che non è in scadenza con Sassuolo. Ma, infatti, secondo me, il Sassuolo non ce lo vorrebbe dare perché diamo poco. Ma non può farci niente perché Locatelli vuole andare solo la Juve, cioè, Liverpool 9-9, eh, altre squadre. 9-9, eh, a quel punto il, il, il Sassuolo cede, ovviamente, anche perché ha già preso il sostituto lui, c'è cioè, come si chiama quello là, è Enri Pedro Enrique dal Gremio la squadra di Due nascosta A proposito, eh, arriverà dopo le Olimpiadi al Sassuolo, per cui hanno già speso tipo 15 milioni, quindi è stato un. Una vera cifra importante più di Caio Giorgi per, per farti Beh, Dio, non è Che no, possiamo burlarci di aver fatto un affare nel senso, a livello economico. Poi, se non vale un cazzo, comunque lo rivendi. Va a culo. No, no, mi ha fatto ridere più di Caio Giorgi lì, tre, milione e mezzo. Cioè, senso, ok? Però, <ride> però, vediamo Sicuramente... il sostituto. Quindi devono fare cassa essenzialmente, sì, sì sì, sì, sì. Quindi. Ah, ma Leo, oh. eh, io se rischi i puntini mi pare strano che salti i locatelli perché significa o che c'è un'altra società che è in grado di sganciare i soldi e locatelli, dice sì, vado da loro eh, perché altrimenti, secondo me, eh, anzi, trovo più il, il, il Sassuolo si è incastrato con questo acquisto qua, ma un po' come eh, quando si, ci si voleva vendere di Bala e lui non ha preso accordo con le, con le società. Cioè, quindi adesso c'è molto questa cosa qui, se cioè, il giocatore non è d'accordo fai fatica, eh? cioè, non è che... Oh. Prima lo cacciavano il giocatore, eh. ah non sei d'accordo... Ah, e eh, cazzi tuoi vai là! No. No. Invece, adesso... Invece adesso non è così. Beh, ricordo... Ho sentito, perché io guardo Juventus sempre, e mi ricordo quando si parlava di, di Moggi, no? con Netter che oggi fa, sono andato a Nedved gli ho detto che guarda ti ho comprato un'ora fa, cioè lui non sapeva niente, no? per carità poi era onorato di venire alla Juve, però insomma per farti capire all'epoca sapevi Nedza, ca A Nedved gli fece una bastardata eh, che doveva rientrare <ride> a, 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 a Torino col casco, gli ha detto ascolta vieni ti faccio vedere il campo da golf, che vedi un po' la città così com'è, ti faccio vedere, se poi ti piace firmi tranquillamente senza... Impegno arriva con un volo privato a Caselle, gli fa trovare la scheda dei giornalisti. Lui era ancora della Lazio, in tutto e per tutto. Con Cragnotti aveva già trovato la corda, era già venduto in realtà. Eh, per una cosa. Però l'ha fatto scendere dall'aereo tutti i giornalisti che hanno fatto la foto. Esce l'articolo sui giornali, non poteva più tornare a Roma perché c'erano tutti i laziali incazzati neri. <ride> <ride> le strette di però non si sarebbe fatto prendere più, più di tanto per il naso con Locatelli, avrebbe fatto quello che disgustava Locatelli e poi va avanti. Ma neanche eh, con gli stipendi, stipendi che mm. girano su alcuni giocatori. Cioè io da lì capisco anche Di Bala che a un certo punto non ha le cifre che sono girate per, per un periodo, però voglio dire, vedi Ramsey che si becca quasi 8 milioni, Di Bala ne prende 7. Cioè non è chiedere soldi perché non si è attaccato alla maglia, però è anche una questione professionale. Cioè. Io lo dico, quando abbiamo smesso, quando ci siamo un po' arricchiti, eh, che, che abbiamo iniziato a prendere dei giocatori, niente male, abbiamo preso qualche parametro zero facendo l'asta dall'ingaggio, dall là ci siamo castrati noi, mm. paradossalmente, perché abbiamo preso giocatori con degli ingaggi elevati che hanno fatto lievitare tutti gli altri ingaggi perché poi ti vengono a bussare sì. la porta uno a uno, uno dietro l'altro, è normale e Quindi ci è costato caro, secondo me, questa cosa, no, ma infatti, bene che adesso si cambia registro, perché, perché anche questa è una cosa, cioè, che, che non fai la domani. Cioè, tu ovviamente già la fai, però poi devi ingranare. Per un ci vuole Beh, infatti, per questo, secondo me, il mercato deficita da molti punti di vista. Ci, ci vorrà uno o due anni per, per ricrescere un attimo. L'anno prossimo vedrai che ci sarà una bella accelerata a questo processo perché attualmente è in rosa dei bidonazzi e anche in realtà però dici mi tengo il bidone anziché regalarlo e darlo incentivarlo all'esodo perché se lo vogliono me lo devono pagare e già lancio un segnale alle altre squadre. Poi vanno sì, perché prima invece persone. dici vabbè lo lì con due spizi me lo danno. Sì, Oppure dai ti aiuto io ti pago una parte dello stipendio ma prenditelo. Esatto. C'era un po' così no? Eh Douglas è stato l'ultimo per esempio, l'esempio che la tante di quest'anno che vi ha in prestito all'ultimo anno di contratto ci paghiamo l'ammortamento con calma per non farmi minu minusvalenza. roba l'anno scorso, no. una marea perché c'è stato il guay. Eh, ma 2D da Glascosta, più in prezzo di plusvalenza. Non lo so per quale motivo vi ricordate ah, la, la plusvalenza? No, positivo di 11 milioni, non so per quale motivo. Non lo non so. Indaga, non non, non, non eh, me l'ero perso, non ma non va bene. È stata l'unica plusvalenza di quelli che hai menzionato. Però eh, i Guain, minusvalenza pesantissima da 18 milioni. Ma l'avete visto? L'Inter Miami, che è l'ultimo, eh, l'hai visto anche l'azione ma... di Guain che cammina? C'è tutto un casino, tutti i compagni che si ammazzano. Che in ammazzano, il... incredibile. Eh, no, ti dicevo più che altro, adesso l'anno prossimo in scadenza c'è. Bernardeschi, Ronaldo, eh... Bala Fino a prova no, contraria, c'è no, no, no. rinnova. Ah, C'era okay. scorta, mm, Morata, chi, Morata oh. Chiesa. Anche ah, Morata Fino a prova contraria. Chiesa, chiesa. Però, vabbè, Chiesa, chiesa, chiesa è un'altra. Lo devi prendere, oh, ragazzi. Bisogna pagarli. No, eh, questo... È questo l'obbligo. Perché se entrate in Champions League, eh, C'è il quarto posto, c'è l'obbligo. Sì, sì, però è obbligato è dopo i due anni di presso, sì, sì. ma, ma eh, beh, Morata beh, beh, invece beh, dipende che, che stagione fa sì esatto mm. esatto perché secondo me quest'anno è stato anche allegri cioè non dico che non l'avrebbero rinnovato però se, ho avuto la sensazione che un po di dubbio da, da riflettere c'era arrivando allegri Morata già perché comunque sì. ha fatto una stagione di mezzo, cioè nel senso è partito benissimo, poi si è perso tanto quindi eh, però un altro anno ci sta, sicuramente. Poi bisogna vedere cosa fa perché lui ha potenzialità, cioè, è forte, eh, però è un po' discontinuo. Eh... Allora abbiamo Ronaldo De Siglio, eh, Quadrato che rinnova Perin, è vero a ah, Perin scade quest'altro anno, Bernardeschi. E basta, 5 giocatori, ma che quanto ti liberano potenzialmente di ingaggio? Tanto perché già solo Ronaldo ti sposta tanto. Solo lui deciso... sono 54 milioni. Decidi, io ti deci levo 2.000. Non so euro? se l'hai detto, c'è anche Rugani nella lista? No, Rugani no. l'anno successivo, ahimè. 2000... Aspetta, Rugani 2023. E nel 2023 c'hai Alexandro, Lugani, Ramsey. Eh, penso io che adesso non mi rinnova, ah, penso io fino al 2023 l'hanno rinnovato. Ma, ma vabbè, sì, cioè, Ragazzi, beh, io, io, io penso lo rinnoverei a vita a vita in lì, lo voglio lì. <ride> per essere una ragione, comunque sono questi qua, ma non li vedete bene. Cazzo, se vi condivido lo screen perché sono piccolissimo. Eh, noi forse sì, noi forse vediamo. Ah, porco Giuda, Eh capito di così e eh, eh, fare un altro ecco no. lo vedi ronaldo ah, come, contratto come 30 non? giugno 2022 De desiglio quadrato perin morata che prese perché in prestito beh Bella. quindi quelli che sicuramente non verranno rinnovati e cioè, cioè già ronaldo mm -hmm. De Sciglio non, non lo metto come sicuro, eh? cioè, insomma, no, secondo me non rinnovano, lo lasceranno andare. Non però se, se fa un campionato buono, non dico rinnova alle stesse cifre, chiaramente. Però non abbasso. lo so, non lo so, come riserva li abbassano lo stipendio. Quanti anni c'ha? De Cos'è? 28, quindi 29? Mm, è dura. Quadrado rinnova, perché già pronto e rinnova, appena torna, firma esattamente come ha fatto Chiellini ora. Sì, che ormai anche lui dovrebbe rientrare perché tanto. Perin... Che poi, che poi anche di... Quadrato rinnoverà tre anni se chi ne ha fatti due. Eh, no, no, fino al 2023 rinnova uguale. Ah, okay. due anni. Uguale, uguale. Uh, um, Perin, secondo me, a febbraio si cerca con un un'altra squadra. Già, si mm. accorda e lo lasciano andare. Che... Bernardeschi, secondo me, non, non lo rinnovano, dai. Che io lì c'ho sempre quella paura che si chiama Raiola, però la logica no, porta Raiola, a quello, no, però... eh, no? La logica ti porta a dire che, che Raiola ti cerca un'altra squadra, magari all'estero. Lo scambio, prendono più commissioni. Leo, che i procuratori dà un parametro zero che si accorda con una squadra rispetto all'acquisto. E allora mi dicono, eh, ma ragazzi, firmerà perché io ho parlato con. Eh, di giornalisti con Romeo e la banda là quando sono andata alla continasse Mi hanno assicurato del rinnovo. Ronaldo, sì, assicura non rinnova. Io mi aspetto il non rinnovo, francamente. Anche Altrimenti avrebbe io. già rinnovato. Sì, ma, poi, ma poi non ne hanno parlato per niente neanche un secondo. Cioè, non si è proprio, addirittura anche l'ultima intervista Ned ha proprio sottolineato, eh. Ancora un anno di contratto con noi quando si sente. Ancora un anno di è per mettere la, il sottolineare quella roba là, siamo contenti, ma un anno e eh, poi dal Kaiser. piazza, ragazzi. ha un anno, ah, piazza ve lo dico subito quando scade, no? Ma piazza non scade quest'anno, ragazzi. È bello lunghetto. Eh. Che sfiga, ragazzo! Mamma mia, A parte che non c'è più qua perché l'abbiamo ceduto. Eccolo, Si sì, è sfigato, sì quel ragazzo. Allora Aspe aspettative un po' diverse, vorraccio. marco Piazza vediamo prestito. No, no, da Dani orgoglio gobbo. Vedrai che, secondo me, due o tre giorni, massimo 5, 6. Arriva l'annuncio di Dybala e sborriamo elefanti. Secondo me si. Sì, no. lo, 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 lo rinnovano appena finisce questa. Perché secondo me se Jorge Antun è venuto qua è per limare sì, cioè i no. rappaglietti del cazzo, tipo Clausolette di merda. Eh... E poi vi ricordate, è eh, quando ci siamo conosciuti in no, pandemia l'anno scorso che... <ride> Inizia a circolare le voci. Ma... Scadenza... Alla certa. Ah no, contratto fino al 2023 eh beh sì anche perché altrimenti che senso ha darlo in prestito altrimenti era un altro Douglas ma... Costa 2 col gremio eh. Eh. sì che è comunque è quello che succederà quindi nel senso è che è probabile <ride> che non punto. lo riscattano <ride> un altro prestito e via sì beh che cos'è che è 6 milioni cos'è che dicono mm. Ma anche dell'Oro che, che Ronaldo è vicino al PSG ma, ma anche fra, ma, ma di Frabotta sono uscite le cifre, no? Mm, 7 milioni, eh. Vito, non, non è uscito quanto è il prestito, ma il è gratuito, eh. è un ringraziamento, diciamo. Mal di Ronaldo, vorrei resta ancora in billy con la permanenza del portoghese, eh, ragazzi, devono pure scrivere qualcosa, quello del Corriere. Oh, okay, io vi ricordo che lato Ronaldo erano i più lontani insieme a Sky. Eh? perché io ricordo il buon Zazzaroni che scrisse che era una Mendesata Ronaldo alla juve Beh, anche Pedulla Beh, era su una buona. buona eh? Sì, ma anche di. No, invece per esempio di Marzio, mi ricordo che all'epoca, cannando completamente il... No, invece no. Ok, non stai sbagliando. Poi ti rinfresco la memoria. Di Marzio fece complimenti a chi, a chi parlò della trattativa Ronaldo perché lui non ce l'aveva proprio. No, io in realtà ho parlato di Pedullà Eh, ma Pedullà Sport Italia, ti ricordi? C'era il tipo che, che era nell'isola, addirittura, ma nell'isola era in Grecia, impelagato quello di Sport Italia, l'inviato. Tant'è vero che gli inviò la maglia a quel cameriere italiano che lavorava nel residence di Calamata e quel cameriere italiano gliela fu tutta la maglia che la fece firmare a Ronaldo, maglia della Juve, 7 Ronaldo, e, e noi la diede mai indietro. Beh, a me mi ricorda anche un video di Barzalini dove diceva che a un certo punto lui gli era arrivata la voce della trattativa, seppur con un po' in ritardo, però anche se gli era arrivata questa voce faceva fatica a crederci. Eh certo. <ride> io, io, io mi ricordo quel periodo come l'ho vissuto, che la raccontavo, no, ma secondo me non è possibile. Come questa è possibile? È Cercavo, cercavo. C'è allora, di da dire che Ronaldo, al di là del di tutto, eh, cioè, ha avuto anche una sfiga tremenda. Cioè, è arrivato con cambi di allenatori, giocatori che c'era una squadra forte, ma a fine ciclo. E il COVID è stata una roba proprio nel momento sbagliato, totale perché se no ci avevi la Juve che stava, cioè, ogni anno stava investendo, cioè, l'anno dopo Ronaldo si è presa dei eh, Ma lo stadio chiuso poi secondo me è veramente la morte perché eh, Ronaldo galvanizza eh, da quel punto di vista. Madonna, cioè, tu hai avuto eh, tre anni Ronaldo di cui un anno e mezzo con lo stadio chiuso. E quindi eh, poi c'è anche... E c'è anche questo che non parte con presupposti, è vero? Io direi non andare al PSG, cioè vaci se ti vuoi riempirti le tasche di grana, ma non Ma che poi anche lì, secondo me, 30 milioni non glieli danno. Ma proprio in un campionato di merda senza pubblico uguale. cioè, gli stimoli, secondo me, lì è veramente in caso solo per la Champions. Eh, ma neanche senza Mbappé, cazzo, va, mh, perde tanto il, il PSG. No, eh, certo, però insomma... Adesso potete vedere questo, è eh, contro Fabrizio Romano. Santos libera ufficialmente Caio Giorgio per la Juve, ora Longari, il consulente a caccia di pubblicità, cosa dirà? È una frecciatina a Fabrizio Romano che dire fuori la storia di quel tipo, là, che Camuzzi o Canuzzi, che, 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 che il contratto è in scadenza del 2023 di Caio Giorgio. Sì, lo beh, lo no. Ma, ma là. Non, non so perché c'è sto rancore ma con nei tutti. confronti di, di tutti. Momano, sì. comunque quelli di Mediaset. Sì. Cioè, sembra uno di quei cani che, che l'hanno la, lasciato senza cena è sempre incazzato. Unico sì. sì, sì, sì. <ride> cioè. beh, ma. ci sta dai, coltivare rancore e lo stress, è lo stress, povero Pedullà Canonzi è come Giginio nel film L'allenatore del pallone, è vero. È quello, che ti dicevo, è quello che ti dicevo prima, che sembrava <ride> quello che conosceva tutti i giocatori, in realtà non ne conosceva mezzo. <ride> è vero, no, Di Marzio secondo me è il grande uomo di rispetto, cioè grande giornalista rispettoso da quel punto Badà, di, di vista. Non colleghi mai, mai una parola. Poi ho parlato anche con Romeo. Romeo come Di Marzio metto, persona splendida, disponibile. Eh. Vabbè, è raro che Becchi Loma che ti dice che è una persona, Mi ha detto anche per Pedulla, che era una persona che era tranquilla e divertente anche se dai Twitter non si direbbe. Eh beh, beh che... dai, lì, giustamente, dai devi anche mantenere una facciata, certo, certo. Ragazzi, che dire? chiudiamo: un'ora e venti di live. Grazie della compagnia a Kino e a Mike. Grazie no, grazie a te, a te. No, no, poi. Ma me, me le faccio le queste? Se ti ricapita, vi richiamo No, ma tu non lo sai, le guardo tutte le sere. Di solito è verso mezzanotte, mezzanotte, io le guardo tutte perché le guardo prima quando stacchi, vado le... le... a veramente io ti avete cadto la buonanotte, no. No, è che così aggiorno la giornata, eh, sì, sì è un cazzo, eh, però intanto sì esatto, ma sai cos'è? Che poi quando cioè è uno soffri... è un soffrire insieme anche. Perché, capito? Posso dire una cosa? Io anche se non c'è nulla confitta, a differenza dei ragazzi che scrivono probabilmente eccetera per me è anche una valvola di sfogo fare il video perché metabolizzo meglio le sconfitte <ride> subito guai altrimenti da solo stai lì invece guardando video facendoli mi, 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 mi passa Vedo che è una cosa condivisa e quindi a ma, cioè, mal comune mezzo gaudio, come si dice. Sì. Uh -huh. O oh, piuttosto, congratulazioni per quello che farai a fine anno. <ride> grazie, grazie. Ormai <ride> er, posso No, no Anch'io sono verso questa, quella strada. lì. Quindi... Sì. Ah, pagate, pagate le tasse? No, adesso non esageriamo, no, non sono a fine anno, quella me, a me sono a metà anno, sono a luglio che ti arrivano, le stangate giugno. Bene, ragazzi. Dai, io ringrazio veramente Mike e Kino. Noi ci rivediamo probabilmente domani. Perché, tanto, secondo me, questa sarà una settimana finalmente di contenuto. Dai, cazzo, eh. io mi chiedo, ancora, come abbiamo fatto noi Juventini a fare dei video a luglio di che cazzo, abbiamo parlato. Allora, io, io, io ora non ho più il canale, quindi parlo da pubblico finalmente. Vi ho seguito tutti e vi devo fare un, comunque un, un grande complimento perché siete riusciti a trovare cose che non so come avete fatto. <ride> ma io me lo chiedo sempre quando è passato. Quando sono in mezzo, ballo. Eh, sono in ballo, ballo. Anche i Chino e così. Poi ci chiediamo a fine periodo, Chino, ma... Come cazzo vi ha fatto? di che cosa vi ha parlato è così. Una, una volta che hai affrontato la, il lockdown totale tutto il resto sì, è facile che fatto tutto buono, il eh. resto si può fare sì. Chiaro. ragazzi buonanotte a tutti noi ci vediamo tomorrow grazie a tutti grazie a Dani che era in live ci becchiamo. Con quella comunque la pronuncia da pelle dopo tomorrow io, sono, io sono, eh, guarda, sono un po' romeo quando parlo in inglese guarda perché <ride> <ride> eh, parla torinese in mezzo no, 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 English me che pure Lo stato lo sto no, no. per me è proprio l'ammazzo <ride> <basso. ride> <ride> ciao, ciao. ciao ragazzi, un abbraccio